Assessore Quaresimale, arriva la mobilità in deroga per i lavoratori della Val Vibrata. Sì, una notizia molto importante. Ieri l'ufficio regionale, dopo un grande lavoro, hanno autorizzato il pagamento della mobilità in deroga per 166 lavoratori. Questa riguarda l'area complessa della Val Vibrata, in cui ci sono delle condizioni particolari a seguito di un protocollo d'intesa firmato con il governo. Si tratta di un ammontare di 3 milioni e quindi andiamo a coprire tutto il 2020, ma ci sono ottime notizie anche per il 2021. Siamo già in contatto col Ministero e quindi speriamo che questa cosa si possa prorogare anche per il 2021. Voglio ricordare che la mobilità in deroga riguarda appunto una condizione particolare in cui questi lavoratori percepiranno uno stipendio per l'intero anno, con la possibilità che nel frattempo trovino un'altra occupazione, però sicuramente un ammortizzatore molto importante che vale appunto per questi comuni che fanno parte dell'area complessa Val Vibrata. Intanto una cinquantina di lavoratori dell'Aveco tornano a chiedere aiuto, la regione può fare qualcosa? Allora, io ieri ho visto questa notizia sui media, ho già preso contatto con i sindacati, lunedì l'incontro per vedere la situazione, perché da quando mi sono insediato non ero stato coinvolto in questa vertenza perché evidentemente era stata trattata da miei predecessori. So che è finita la cassa integrazione, quindi diciamo sì. Adesso dobbiamo vedere eventualmente qualcosa per cercare di fronteggiare questa ulteriore vertenza. Già ci sono tante altre, ricordo l'ATR, la Beta, questo per quanto riguarda la provincia di Teramo, la Yokohama, il Foundry, quindi c'è tanto da fare. Io comunque sono disponibile a fare ogni iniziativa in merito per cercare di trovare una soluzione. Ripeto, vediamo come stanno le cose perché al momento ancora non la conosco.